Dopo le brutte sconfitte di 7 giorni fa, le squadre di Desta e Infantino sono chiamate a un'immediata reazione. I giochi in vetta sono ancora aperti, ma con 9 gare da disputare il tempo stringe e i punti cominciano a diventare pesanti come il piombo. Il benvenuto al Pio XII ve lo danno al Balonga e Rieti, amici del grande calcio dilettante. Il buongiorno invece ve lo danno Andrea Dirix ed Alessandro Serra. Trinca, bello il filtrante dentro per Cesaro che punta l'uomo. Attenzione Cesaro, pallone dentro! E c'è Pennesi che dice di no. Zona di Pestozzi che poi sbaglia, ritorna bene sul pallone però il terzino, attenzione, quasi zona tiro, Pestozzi carica il sinistro, pallone alto, si prepara al cross, la mette dentro, attenzione Magnano in anticipo e poi il tentativo da parte di Raudino con il salvataggio clamoroso di Fascetto sulla linea, prova a reagire il Rieti, qui duettano lungo l'out, il velo di Polverino, splendido, spadafora, allarga dalla parte opposta, attenzione Di Lorenzo col destro, le hacche, attenzione spadafora, 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 rete, Rieti in vantaggio, proprio con spadafora e 30 secondi dopo che l'Albalonga era andata vicinissima al gol del vantaggio, dalla parte opposta arriva spadafora che deposita in fondo al sacco e porta in vantaggio la formazione di Infantino. L'arbitro, parte Cesaro col destro, attenzione, è addirittura impresa Pennesi con un grande gesto tecnico e grande sicurezza, poi cerca di ripartire spadafora, atterra nuovamente ma c'è il prolungamento da parte di Tricarico, il pallone diventa buono per Polverino, punta l'uovo Polverino, serie di finte sul pallone, attenzione Polverino col destro, pallone che però termina lontanissimo, non c'è pressione su di lui, c'è sulla destra completamente libero Magnano, invece si va da Trinca che prova da fuori, conclusione interessante, alta però. Fischia il direttore di gara, va Cesaro col destro, una deviazione, pallone che si impenna e supera la traversa, ha rischiato qui il Rieti. In due lo chiudono, suggerimento dentro per Cesaro, pronto alla cross, Cesaro pallone interessante dentro, c'è la copertura di Fascetto e poi Pennesi allunga la manone, la mette in angolo di Forcina, arriva anche Cesaro dentro, attenzione Cesaro prova a far tutto da solo, Cesaro, attenzione Cesaro col destro sul fondo, ha gettato all'ortica il pallone del pareggio l'Albalonga. Pronto il terzino. Servito Cesaro, bel movimento con il corpo da parte di Cesaro, attenzione quasi zona tiro, lo prova col destro e il pallone termina in rete, una magia di Andrea Cesaro, l'Albalonga ha pareggiato. Grandissima azione di Andrea Cesaro, ha fatto tutto da solo. Anche Panitti a far valere i propri centimetri in area di rigore dell'Albalonga, qui c'è il ripiegamento di Sandroni, poi da fuori Cardia. Grandissima conclusione del numero 4 del Rieti, Amico, pronto Amico, calcerà lui col destro, azione Amico, traiettoria forte, Pennesi non devia, servito di Donato, Donato a profondo con una grande idea per Cesaro, Cesaro si coordina, Pennesi dice di no. Son match, prova a partire lungo l'auto, attenzione Gallaccio, cross interessante, Forcina a terra, attenzione, rigore! Rigore per l'Albalonga, rigore per l'Albalonga, cartellino giallo per Panitti, il secondo, Rieti in 10. Succede di tutto al Pio XII, fallo su Forcina, cartellino giallo per Panitti, è il secondo ed è espulso il difensore centrale del Rieti. Fischia l'arbitro, va Gallaccio, col destro, sul fondo! Artura. Un calma di Amico che poi sbaglia tutto però. Allora attenzione a spadafora. Spadafora, zona tiro, zona deviazione. Pallone che termina sul fondo con un brivido. Gallaccio ancora. Buon numero sul Tricarico. Poi va in verticale con una grande idea per Magnano. Magnano il pallonetto. Rete, rete, rete. Capolavoro di Magnano. La pallone che in vantaggio. Ma che assist ha sfornato Gallaccio. E che gol ha realizzato Magnano. Qui gioca profondo l'Albalonga, attenzione, Trinca, mette il pallone sul secondo palo Magnano, sul fondo, ha sfiorato la doppietta personale il numero 11 dell'Albalonga. Sarà ammonito Marini con tutta probabilità, così è. Tratto il cartellino giallo per il numero 5 dell'Albalonga, il secondo, in 10 anche l'Albalonga. Verifica il tutto il direttore di gara, adesso fischia. Pronto Fascetto, pallone altissimo rispetto alla porta di Leacche. Fischia l'arbitro, va Polverino col destro in aria, Leacche esce, attenzione da fuori, prova, Serva, Leacche, strepitoso Leacche, a dire di no al tentativo di Serva dal limite.
Rilancio profondo di Leacche e finisce qui al Pio XII. L'Alba Longa conquista una vittoria importantissima, si rilancia in campionato, supera in classifica il Rieti.